Aeroporto Empedocle, su iniziativa della Pro Loco, presieduta da Paolo Savatteri, domani sera, venerdì 26 luglio, nei locali della Torre Carlo V, alle ore 21, lo scrittore agrigentino Pascal Schembri presenterà gli ultimi suoi libri, L'arma del potere, Bellezza e carriera e Chi sono io tra loro. Converseranno con l'autore Angelina Albano, pedagogista, Serenella Bianchini, musicista, ed Enzo Sardo, scrittore. Ascoltiamo in proposito lo stesso Pascal Schembri. A Porto Empedocle, domani sera, venerdì 26 luglio, nei locali della Torre Carlo V, su iniziativa della Pro Loco di Porto Empedocle, alle ore 21, Pascal Schembri presenta gli ultimi suoi tre libri. Buonasera a tutti, infatti domani sera presenteremo i miei ultimi tre libri, L'arma del potere, ambientato negli anni 60, dagli anni 60 agli anni 90, tra la provincia di Agrigento, il Parlamento e il Vaticano. Dopo presenteremo Chi sono io tra loro, ambientato subito dopo la guerra, a Taormina, a Napoli, in Australia. I personaggi sono 21 e gireranno un po', diciamo, nel mondo. E il terzo invece è un'inchiesta sulle ragazze che vogliono farsi un posto al sole, dal titolo Bellezza e carriera. Quindi lo presenteremo con l'ingegnere Paolo Zavatteri, con il sindaco Ida Carmina, l'assessore Salvatore Di Betta. Dopo ci sarà Angelina Albano, pedagogista, Enzo Sardo, scrittore, e infine Serenella Bianchini parlerà di Bellezza e carriera. La prossima presentazione la facciamo a Ragalmuto con l'assessore Enzo Sardo e il sindaco Vincenzo Maniglia il 9 agosto, e dopo andrò a Palermo, a Messina, a Catania. Comunque sono qui in viaggio, vacanza e lavoro per presentare questi ultimi tre libri che sono stati pubblicati, diciamo, in questi 6 mesi di tre edizioni diverse. E con questo vi saluto e speriamo alla prossima.